Ciao amici di Chiavenna, guardate che bello, il fiume come in piena oggi, che velocità va, al massimo devo dire che è un colore scuro oggi, guardate che bel posto io sono tuttora, guardare la cittadina piccolina di Chiavenna, ecco il torrente Mera, sottostante a questo ponte dove io mi trovo tuttora. E rifotografo ancora la visione naturalistica di questo bel luogo dove io posso ammirare, è un senso veramente, veramente frettoloso, si può dire. Oggi sono qua ad ammirare le montagne circostanti a questa valle, ieri ero in Valtellina, oggi invece sono esattamente in Val Chiavenna. Guardare le case particolari d'epoca che ci sono adesso. Certo è un borgo a sé particolare, non c'è paragonare questo borgo con altre situazioni che ho visto in Lombardia. E avere un balconcino con i panni stesi verso il torrente è eccezionale. Chissà quanta umidità prendono quei panni lì. L'importante è lo scorrere dell'acqua, la velocità intensa così che può dare un'emozione all'occhio visivo, a chi guarda il torrente Mera. E intanto saluto soprattutto da Chiavenna dove mi trovo tuttora, saluto il mio amico Sandro che mi segue sempre negli YouTube, anche un altro mio amico di Luigi, di Novate Mezzola, anche un altro Luigi di Ro, anche una signora di Novate Mezzola, saluto tutti, dopo vado là a Pianazzolo, là in cima, volevo andare al di sopra delle nuvole. E intanto sono qui ad ammirare questa cittadina dove pervade in me un senso campagnolo e rustico che mi porta a pensare che il via vai continuo di quest'acqua può dare un'emozione, però se in quantità calmante, perché alcune volte può anche uscire in alcune zone della Val Chiavenna. Io sono qua oggi a vedere il torrente Mera.